rintocco delle campane ci saluta. Sono le 10:30, sono arrivato al Santuario della Verna, in cima alla Via Crucis, che ovviamente ho fatto spingendo a piedi. Due sono avanti, due sono leggermente dietro. Ora si riparte in direzione del crinale e poi di Badia Pataglia. Ciao a tutti. Sera, accampamento con tramonto spettacolare, tenda e cena gourmet con puntini all'uovo con pecorino e olio extravergine d'oliva, panzerotto con patate e panzerotto con spinaci e per dessert frutta secca. Buon appetito! Una ripa tremenda per arrivare qui, saranno 500 metri, non finisco, 25% non pedalabile, o ai limiti della pedalabilità, anche senza peso e con l'ottima mano, con le borse e la stanchezza, tremenda anche da farla, però siamo a 1567. Abbiamo circa 250 metri di dislivello per arrivare allo scaffaiolo, con una scalata al tremendo strofinatoio e poi la picchiata verso la betona. Di qua si vede un bel po' di mondo, eh. We'll be right back.
appoggio della nevaia. Mattina che lì, eh. Il Monte Gennaio e poi attacchiamo questo fino a fuori. E poi per oggi è quasi fatta. Ecco il tratto più duro del Gea Bike Trail, la salita dello strofinatoio. Per questo poggio saliamo per quella costa, così si vede, e arriviamo qui, questo punto, passo allo strofinatoio. Da lì passiamo dietro e arriviamo allo scaffaiolo. Cancellino, Toscana, Emilia. Andiamo, va. Siamo quasi, ultimo sosta per prendere fiato. Una bella scarpinata. Quello è tutto il percorso che abbiamo fatto. Eccoci. Il cono alle scale, il cimone, il lago Scaffaiolo, il cupolino. Eccoci sopra al tremendo strofinato. Thank you.
Val di Luce, dopo un discreto tratto di portage per arrivare al Lago Nero. Adesso ci aspetta il crinale della Val di Luce, in parte si può scendere in bici, in qualche tratto si scende dalla bici, e dal vecchio rifugio si va giù, lì è una bella discesa a tratti con qualche gradone, e si va a riprendere la strada sterrata che ci porta a Faidella. Sono le 11, giornata meravigliosa. Si sentono le marmotte vicine. Anche se non riesco a vedere. Panino al Lago Santo con i piedi a mollo. Oggi il quarantello si è fatto, sono le 2. Panino quest'anno. Gente, siamo dietro alla Puane, siamo a circa 6 km dal Passo delle Radici, vicino all'Alpe di San Pellegrino. Laggiù in fondo si vede dove eravamo stamattina. Gli impianti di risalita della Betone. Monte Giovo, e dietro di noi Colle Bruciate. Saluti dall'Alpe di San Pellegrino. È quasi finita, siamo a buon punto, un centinaio quasi di chilometri fatti. Ho poca batteria nella power bank, sono tutto il giorno al sole per ricaricarla, ma no, non è sufficiente. Ho ricaricato quasi pieno il cellulare. No, bisogna questa moto della power bank. Probabilmente mi fermerò al Passo Radici. Scusate il tramonto. Ma no. Quinto giorno di viaggio.
viaggio, sto scendendo dal rifugio Battisti verso Presa Alta e Ligonchio, quindi siamo nell'Appennino Reggiano. Queste foreste sono spettacolari. Qui il tratto è una bella discesa scorrevole e da qui in avanti il percorso sarà sicuramente più pedalabile rispetto alle creste dell'Appennino pistoiese e modenese. Ho una fame schianto, non vedo l'ora di arrivare a Ligonchio e sbagliare. Che posti! Che posti! Una bella doccia di sotto, ti rimetto a posto la schiena, spezzano in mezzo. Sono un po' freschino stamane, è 8 di mattina. Siamo sulla salita di Tradarena, tira sempre 10%, 8% e non molla un secondo. Allora io mi fermo, mi approfitto per la seconda colazione a base di ottime fragoline di bosco. Era quasi meglio il portage di ieri di questa salita bastarda, però il ristoro intermedio si sta molto male. Eccoci, questo è il passo della folla, un altro passo della folla, sono a 1400 metri, manca poco, manca il passo del Cirone, la Cisa e poi ci siamo quasi. E contavo di bivaccare stasera al passo del Cirone, ma andiamo molto bene, sono stanco, vado piano, sono già le 6, quindi credo arrivare su all'8:30, con questo vento non mi sembra una cosa intelligente, sicché rimarrò giù alla day e salirò domani. Si vedono le Alpi. Il passo del Cirone e il passo della Cisa. La Cisa è l'ultimo passo. Non c'è una nuvola. La burrasca di Ezio. Alto di oggi.
siamo fra il passo del Cilone e il passo dell'Ascesa. L'arrivo è quel monte là dove si vedono le paleoli. Eccoci alle Paleoli, quelle che prima si vedevano in fondo alla catena montuosa sono qui davanti. Ci siamo, sono Zeri lì dietro. Ecco Eugenio Gambari, il primo uomo al mondo a percorrere il percorso della Gea in bici. Ciao, raccontaci. Ciao. Di te. Allora, io ho 22 anni, vengo da Bologna e mi piace molto l'idea della viaggiare in bici e tutta questa nuova frontiera del viaggio che è il bikepacking. E quindi ho visto questa nuova sfida della Gea e ho voluto scoprire gli Appennini in bici. Grande. Tre parole per descrivere questi 5 giorni di sofferenza? Allora, durissimi, e poi direi panorami e sassi. Lo rifaresti? Lo rifarei, sì, di sicuro con delle scarpe più camminabili e magari anche qualche modo migliore per caricarsi la bici sulle spalle, però per il resto sì. Grande. Missione.